Buongiorno Paolo Ferrari, buongiorno Paolo. Posso dire che la vostra azienda è la più impegnata culturalmente, dovreste essere più impegnati commercialmente, ma la più impegnata secondo me culturalmente nell'ambito del commercio elettrico. Ti piace questa espressione oppure no? Ma allora, se è la più impegnata non lo so, che sia impegnata anche in questo aspetto lo confermo senza ombra di dubbio, non tanto sulla cultura fine a se stessa che adesso non ci compete, come dire, più di tanto, ma diciamo che è una cultura atta a sostenere un'evoluzione in una certa direzione. Cioè, non ci lamentiamo comunque tutti da tanti anni che si stenta, come dire, a fare dei passi evolutivi rispetto al gap tra quanto tecnologicamente oggi sarebbe fruibile e quanto è realmente fruito. Alla fine credo che al di là di lamentarsi si debba fare certo, la differenza. Ma c'è chi dice che le aziende sono destinate a crescere, cioè non è irreversibile questo, anche qualche tuo potente concorrente lo dice, però poi non è detto che crescere significa avere tot filiali in più, acquisire un'azienda, si può anche crescere in altre maniere, insomma. Beh, allora, credo che queste come tanti altri in questo momento siano domande un po' aperte, nel senso abbiamo vissuto un cappottamento del mondo, possiamo definirlo così, e credo che la cosa più sbagliata sia quella di ancorarsi, ma questo a prescindere da che cosa si fa, di ancorarsi a quello che si è conosciuto fino al momento prima e pensare che quello per sempre sarà. Abbiamo avuto decine, centinaia di dimostrazioni che questo già non è così, quindi credo che sia un momento storico, forse unico per mille e una ragione, ma che ci dà anche l'opportunità di andare a rivalutare o forse a rimettere in discussione tutta una serie di cose, non perché fossero sbagliate, perché tutto ciò che è stato fatto, che ha funzionato ed è lì da vedere. Oggi il mondo chiede qualcosa di un po' diverso. Dobbiamo ancora capire bene un po' tutti, credo, ma questo anche qui, indipendentemente dai mercati di riferimento di che lavoro si fa, ma siamo proprio in una fase dove tutti quanti si sta cercando di capire più che cosa, come si faranno le cose da grandi, perché sicuramente è cambiato molto. Ho capito. Allora Paolo, torniamo un attimo a terra, usciamo dal filosofico e partiamo dalle notizie. Allora, la più recente è quella giunta un venerdì sera del rinvio o dello spostamento della data, diciamo così, della vostra, la chiamo manifestazione, poi tu mi dirai qual è il termine esatto. E, diciamo che è acclarato che non c'è pace per le manifestazioni ultimamente, viene salta di tutto, spesso si annulla tutto quanto, anche voi avete subito questo. Allora, perché c'è stato questo spostamento del vostro evento? Adesso lo chiamo così. Ma allora, innanzitutto noi non si è mai preso in considerazione un annullo, già come tutti abbiamo subito il 2020, che per noi sarebbe stato un po' un anno di passaggio rispetto a un format che abbiamo portato avanti per 20 anni e che oggi abbiamo modificato. Adesso dopo ne parliamo un attimo. Qui il problema è che all'inizio dell'anno è stato riposizionato il Salone del Mobile e questo ci ha creato veramente un sacco di problemi. Infatti abbiamo anche un po' temporeggiato, ninchiato anche con il mondo della produzione, perché avevamo questa trattativa sottostante che spostava anche l'asse, avrebbe spostato l'asse, cosa che ha fatto, e finalmente, come dire, qui l'ho già detto anche nel comunicato, ma ringrazio particolarmente anche Fiera Milano, perché non è stato per niente semplice, perché quest'anno comunque cadono più di 24 mesi di eventi. Quindi l'incastro, come dire, non era tutt'altro che scontato, però ci posizioniamo in un momento, se vogliamo, anche forse più, perché già giugno era una scelta, come dire, subita, perché il nostro evento precedente è sempre stato in primavera, nel mese di aprile, quindi comunque alla fine durante il primo quarter, ancora con tutto un anno davanti. Giugno, dove giugno e luglio per noi sono anche i mesi più caldi, dove tutti si lavora anche di più da un punto di vista fisico, era già parzialmente, come dire, un disagio, ovvero dopo 2 anni di fermo comunque aveva delle caratteristiche, ma ottobre è sicuramente un periodo che riteniamo più consono a un certo tipo di attività. Tra l'altro anticipo, la volontà è anche quella, anche seppur tenendo una biennalità di alcune tipologie di attività, ma di mantenere ottobre un po' come un appuntamento annuale fisso. Quindi diventa da primaverile a autunnale. No, ma anche nel concetto di creare un momento un po' con la filiera dove
confrontarsi un po', ecco, poi magari a tagli diversi da un anno con l'altro. Noi a novembre l'anno scorso abbiamo avuto l'evento con la produzione, sì, per esempio, cioè quindi altalenando un po' negli anni, ma mantenendo in autunno un po' un appuntamento, certo, che ci consenta di fare da una parte qualche consuntivo, tirare qualche riga, ma soprattutto dall'altra parte guardando in prospettiva quali saranno i cambi, quali saranno le evoluzioni, quando saranno le nuove introduzioni. Ho capito. E adesso introduco la solita rubrichetta chiedi al tuo amico, in questo caso l'amico sei tu, in altri casi sono tuoi concorrenti, e ti pongo una domanda che mi arriva dal popolo, insomma. E possiamo spiegare esattamente che cosa succederà in quei 4 giorni? Allora, noi abbiamo avviato un percorso a cui abbiamo dato il cappello Itz Elettrica, quindi che non connota più a un 3-4 giorni o di 2 anni, ma a una modalità di fare un po' evoluta, fammi dire così, cioè un po' diversa da quello che è la nostra quotidianità tradizionale. Noi siamo partiti nel mese di aprile con degli eventi che ci vedranno impegnati mensilmente su argomenti diversi, dove ogni mese faremo una 4 giorni divisa per ambiti di applicazione, dove faremo settimane dove tratteremo un argomento o un macro argomento. In questa modalità noi faremo rientrare nel tempo, infatti per ora parliamo di un biennio, tutto ciò che seguiamo anche con questa modalità. E questa modalità prevede non solo un'offerta di prodotto, cioè quindi il mestiere, come dire, tipico del distributore, dove compra un prodotto, mette un markup più o meno alto, solitamente molto basso, e rivende il prodotto, ma a corredare e, come dire, a completare tutto questo, affianchiamo, innanzitutto non approcciamo lato prodotto ma lato soluzione di prodotto, quindi bundle, quindi un insieme di prodotti che compongono un'esigenza specifica, quindi nell'applicazione. A questi aggiungiamo servizi, aggiungiamo formazione, aggiungiamo assistenze, aggiungiamo tutta una serie di elementi che vogliono essere atti anche ad aumentare un po' quello che è la dimensione della torta di insieme. Le stiamo, come dire, pacchettando per argomenti. Quello che avverrà a ottobre sarà la massima espressione nella totalità e nella trasversalità un po' di tutti gli argomenti che trattiamo. Quindi sarà un po', pur essendo partiti con qualche mese di anticipo, perché già all'inizio dell'anno, e quindi dove già chi sta partecipando ha già molto più chiaro di che, sì, cosa stiamo parlando in questo senso, comunque ottobre sarà un po' il lancio, fammi dire, ufficiale e massivo di questa tipologia di approccio a 360 gradi. Quindi non avremo lì, noi abbiamo comunque e abbiamo mantenuto la scelta di essere all'interno di un ente fieristico, però vi ricordo che noi siamo al MICO, cioè a Milano Congressi, non siamo a RO, quindi sì, dove si fa fiera. Sì. Ecco, quindi avremo comunque degli ambienti importanti e sarà strutturato con delle isole dove tratteranno, ripeto, adesso al di là della nostra semantica, categorie merceologiche, ambiti di applicazione, cioè dove non ci sarà il produttore col brand e col prodotto, ma dove ci saranno tutti quegli attori coinvolti che hanno valore aggiunto nella loro offerta alla composizione di soluzioni, e quindi dove si potranno vedere, testare, imparare anche, perché ci sarà una parte di workshop, una parte di laboratorio operativo, cioè imparare. L'obiettivo è farli uscire arricchiti rispetto al saper fare rispetto a prima. Ecco. Quindi Emanuel, che l'azienda Emanuel, che per esempio produce giornalismo, non dovrà star lì tutti e 4 giorni. Dell'azienda Emanuel che produce giornalismo, come me la contestualizzi? Visitatore o come? No, come produttore. Come produttore dipende da quanto l'Emanuel giornalismo è trasversale e parla sui vari pezzi. La risposta è assolutamente sì, perché comunque noi tratteremo tutti gli argomenti di tutti i giorni, perché sì, ci saranno di sì. Poi avremo tutta una parte convenistica, tutta una parte di formazione che seguirà un palinsesto, come dire, con una logica, con delle repliche. Ma questo anche per permettere a chi può venire un giorno, può venire un altro, se ha interesse a seguire certe cose, a seguirsele indipendentemente dal momento specifico. La risposta è sì, perché tutto sarà impostato in una maniera trasversale. Tu adesso parli di comunicazione, certo, ma non giornalismo. Assolutamente, per definizione, sempre ci dovrà essere. Tutto, no? Ci dovrà essere sempre. Se tu facessi, non lo so,
valvole per i termosifoni, ecco, lì ti avrei risposto, sarà in alcuni contesti, in altri no. Ecco, okay, ho capito. Quindi non ci saranno gli stand, quindi? No, non ci saranno gli stand. Ecco, perché una delle domande è, ho lo stand pronto, che me ne faccio? No, allora, il nostro, diciamo che la mappa mentale da tenere in considerazione è un po' come abbiamo impostato anche il forum del futuro quotidiano, cioè noi intendiamo approcciare un po' il tutto su tre macro, come dire, attività o macro punti di vista. Forum, cioè noi, le tre parole chiavi sono forum, focus e academy, cioè dove forum è, definiamo di trattare un argomento e sfaccettiamolo in quello che sono tutte le sue peculiarità e aspetti. Focus vuol dire andiamo a carotare cosa serve, dove serve, perché, come, quali sono gli attori e quant'altro. Academy vuol dire a un bel momento andiamo a erogare tutto quanto, come dire, appreso e tutto quanto messo in fila a chi poi ne può fruire e lo può scaricare a terra. Questo è un po' il modello d'approccio che sarà riportato, sarà il clou un po' come format di quello che sarà l'evento. Quindi sarà un calendario che voi pubblicherete con ampio anticipo. Beh, per allora, ognuno adesso si con la fine di maggio, perché adesso stiamo chiudendo ancora alcuni aspetti, allora già oggi noi stiamo popolando sul sito di Inizia Elettrica, ogni giorno ci sono dei pezzi, con il mese di giugno andremo a caricare poi, perché poi entro luglio direi avremo poi il palinsesto definito, ma questo per permettere anche con anticipo, poi ci saranno tutti gli strumenti digitali necessari anche di farsi la propria mappa di partecipazione, uh-huh, esprimere, dove ci sarà una parte considerevole di matching, certo, questo anche nel mantenere, perché per me quello rimane il punto di forza di eventi di questo tipo, cioè ancor di più, come dire, rendere più utile, più consistente la relazione, quindi, certo, e sempre in maniera più mirata, quindi, uh-huh, il concetto di non far perdere tempo a nessuno, ma di il più velocemente possibile offrirgli ciò che gli interessa e ciò che gli serve. Adesso faccio una domanda guardandola dall'altro lato della barricata, cioè degli installatori. L'installatore di Verbania, che voi solitamente caricavate sul pullman, portavate e lo buttavate nell'arena, che farà adesso? Posso darti anche qui un pezzo di suggestione che forse ti risponde. Se il format precedente prevedeva la più gente possibile, te la dico così, cioè, uh-huh, si basava sulla quantità pura, comincio a capire, sì, buona parte del suo successo o meno, qui la vediamo in una maniera molto diversa, cioè non è tanto il numero che mi fa la differenza se siamo stati bravi o meno, ma la qualità di chi partecipa, intesa come il reale interesse e l'indirizzo prospettico che ha, perché noi abbiamo, possiamo dire oggi, un 80-85% di mondo che opera ancora in maniera assolutamente tradizionale, definiamola, certo, così, e quindi fa a cui rispondiamo con ciò che facciamo da più di 90 anni tutti i giorni, e c'è una parte, l'altra percentuale, che invece comincia ad avere delle esigenze molto diverse e molto più ampie da un punto di vista di composizione. Quindi noi ci rivolgiamo a tutti da un punto di vista di opportunità, ma prevalentemente a questi, con l'obiettivo di aumentare sempre di più questa percentuale. Certo, che vi piace, okay, che vi piace molto. Quindi spero di averti... Sì, no, è chiarissimo. Ancora una domanda, allora. Nella vostra, come nelle altre fiere che ho visitato, scusami, chiamiamole ancora fiere... No, sì. Non voglio essere avvisato, non voglio passare un concetto elitario, tutt'altro. No, cioè, qui il concetto è, il minimo requisito è che ci sia una volontà, come dire, di portarsi a casa qualcosa in questo senso. Certo. Cioè, poi per carità benvenga il visitatore, come dire, che viene a farsi un giro, però il target è chi ha voglia di fare un passo evolutivo. È chiaro. A tutti i livelli. È molto chiaro, ecco. Sì, è molto chiaro. L'ultima domanda relativamente a questo argomento è, io mi ricordo che nella vostra, come nelle fiere dei vostri concorrenti e amici, c'era una centrale nucleare dove arrivavano gli ordini che venivano. Ecco, questo ci sarà ancora? Beh, allora, la nostra anima di vendita è H24, 365 sì, giorni all'anno, sì, e non solo nei giorni feriali, come sì, dire. Ma, però, allora, qui il taglio, ripeto, è evolutivo. No, noi non avremo un approccio del vieni in fiera che c'è l'Extra 10, te la dico così, che okay, è stato l'appeal principale di tutte le attività passato, fatte sì, fino ad oggi. È chiaro che ci saranno delle opportunità specifiche per chi viene,
ma non necessariamente ricondotte a un prezzo. Ho capito. Anche nell'introduzione di tutta una serie di elementi, di servizi, supporti e quant'altro, dove è chiaro che presenze, partecipazione alle attività e quant'altro permetteranno una fruibilità più agevole piuttosto che una prelazione, piuttosto che tutta una serie di vantaggi che non ti racconto adesso, certo, perché non è questo, come dire, la sede. Immagino che tutte queste cose che hai detto a me tu le abbia già spiegate ai tuoi fornitori, come hanno recepito e quanto hanno gradito. Ma allora, diciamo che con è una cosa nuova, è complesso forse un po' per tutti, perché tu sei partito dai produttori, però per me i primi sono, come dire, i nostri uomini che vanno indirizzati e vanno convinti verso un certo tipo di indirizzo. E sai, quando noi nel 2002, pur in corsa, siamo partiti dicendo faremo una fiera, non dovevamo spiegare niente a nessuno, perché fiera era, certo, qualche secolo forse per stare dalla parte della ragione che immediatamente evocava un qualcosa. Noi oggi abbiamo pensato a qualcosa di profondamente diverso e che non ha un format a cui si riconduce, quindi diventa un po' più complicato, ma questo è un po' come tutte le volte che si è pionieri di qualcosa e interloquisci, tutti cercano di ricondurre ciò che conoscono, questo è normale, ecco. È uno sforzo non indifferente, quindi anche un rischio, così, anche un rischio forse. Certo, però. Quanta è la percentuale di rischio che accetteresti? Io sono assolutamente convinto in questo indirizzo, quindi quale che sia, fammi dire, vado oltre, perché laddove non ci rendessimo conto alla fine di non essere riusciti a passare in parte magari qui, troveremo il modo di correggere il tiro, ma sulla direzione io non ho il benché minimo dubbio, quindi sì, secondo me non si discute. Si tratta, adesso vorrei evitare di fare come ha fatto qualcuno che prima di arrivare accende una lampadina ha fatto migliaia di esperimenti, come dire, per non accendere, ma non credo adesso in questo senso, al di là delle battute. Ecco, paghiamo sicuramente uno scotto di introdurre un qualcosa che non c'è e dobbiamo ben comprenderci. Ora, dato che in alcune cose siamo già partiti fattivamente, da un punto di vista di comprensione la cosa si sta sempre di più stemperando, perché poi quando si vede è più facile comprenderla, come dire. Siamo ancora, come dire, in interlocuzione, allora, con una parte del mondo della produzione direi che abbiamo già molto ben quadrato, perché poi non è tanto l'evento di ottobre, qui è tutto il percorso del biennio, certo, okay? Quindi, ed è quello che va quadrato, l'evento di ottobre è un di questo, sì, percorso, sì, sì, no? C'è una parte che ancora, con cui ancora ci stiamo allineando, però non, ripeto, consapevole che è complesso passare concetti nuovi, però non vedo particolari problemi da questa parte. Va bene, vorrei soltanto un tuo breve commento su come si sta ricomponendo, rimodellando il mercato, anche perché sappiamo quello che è successo, ci sono delle aggregazioni che diventano sempre più forti, più grandi, tutto quanto, è ricomparso Rexel, hai visto, che credevamo fosse in uscita, invece addirittura promettono novità. E, come si sta evolvendo questo mercato, secondo te? Beh, allora, direi che il processo di accorpamento, che parte tanti anni fa, ancora una volta trova qualche spinta. Direi che sempre di più è chiaro la configurazione che si sta prendendo, cioè ci troveremo tra qualche anno che avremo sempre meno frammentazione, avremo pochi gruppi molto più grandi, probabilmente per lo più internazionali, anche laddove dovessero esserci gruppi italiani, cioè, certo, perché questo senza ombra di dubbio, ormai tutti quanti noi giochiamo un campionato diverso da qualche anno, indipendentemente dalla volontà, perché se vado indietro, adesso sono 6 anni da 10 giorni fa che è mancato mio papà, più del 90% del mercato italiano era in mano ai paesi italiani, quando c'era lui, certo. Oggi me la dici tu la percentuale? Non so. Ecco, quindi è già cambiato il mondo da quel punto di vista. È un momento molto particolare, perché al di là, qui c'è appena stata, come dire, un'operazione che però si basa su un fondamento di un fatto straordinario, no? Perché sì, qui è mancato il titolare, certo, è mancato. Se fossi ancora qui Guido, credo che sarebbe molto improbabile che saremmo qui a parlare di questo, certo, no? Come dire.
è un momento estremamente complicato, o particolare più che complicato da quel punto di vista, perché adesso, come dire, il vento soffia per tutti, anche da un punto di vista di liquidità. Quando ci siamo sentiti nei primi lockdown, se ti ricordi, io ero estremamente preoccupato di quello che sarebbe stato l'effetto pagamenti e quant'altro. Invece abbiamo visto i due anni più virtuosi della storia, certo, perché poi questo con l'immissione delle banche e quant'altro. Quindi è un momento che anche lato accorpamenti o M&A, come è molto particolare, ecco. Quindi non so nel breve che cosa potremmo, come dire, vedere. A sicuramente proposito di questo tuo ottimismo, invece, proprio nelle ultime settimane, negli ultimi giorni, ho sentito ripresentarsi un po' di paura. Confermi? Giancarlo, cioè, c'è una guerra anche. Io sono molto, in questi giorni sono anche molto basito, anche a livello personale. Vai a fare la spesa, apri la porta, una persona fa una gentilezza e ti guardano in cagnesco. Cioè, io trovo che ci sia una tensione generale a livello sociale che personalmente non ho mai visto. Sì. Questo aspetto mi preoccupa, cioè, per la verità mi preoccupa dall'inizio, ma i veri risvolti sociali non li abbiamo visti. Cioè, da una parte, poi attenzione, noi ci attestiamo al nostro mercato dove tira, sì. ci sono settori che sono oltre la canale gas, questo, certo, diciamocelo chiaramente. Poi dall'altra parte questa spada di Damocle che arriva dall'est Europa è sicuramente, sommato a quello che abbiamo vissuto fino adesso, che ancora comunque non è finita, è un indice di stabilità fortissima, ma lo vediamo già da tutta una serie di indicatori. I consumi sono già, i remi sono già stati tirati in barca a 360 gradi. Certo. Siamo in un momento teso, molto, 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 molto teso, sicuramente, ma lo vediamo, cioè, ma a tutti i livelli, anche nelle aziende. Comunque si lavora tanto, ma si lavora male, perché poi si è difficile reperibilità di prodotti, cioè tutto molto più complesso, cioè tutto. Aggiungere a questa complessità, ripeto, una tensione legata all'instabilità, ecco. E parliamo di competizione sul mercato, perché qualche anno fa avremmo parlato di guerra commerciale. Premesso che nessuno vorrebbe, come in Francia, un duopolio che recepisce quote altissime di mercato, in Italia ci sono tanti competitors che ogni giorno si affrontano nella vicenda commerciale. È evidente che tanti sono i protagonisti che sono destinati. Ecco, però mi pare che qualcuno, che probabilmente ho di fronte, abbia anche sottolineato il fatto che è vero che ci deve essere la competizione commerciale, ma ci deve essere anche una sorta di unità di intenti, perché in fondo nessuno di voi spera che si chiudano tutti gli altri e resti l'unico, e quindi c'è anche, al di là di tutte le varie cose che si possono fare, anche un interesse a marciare compatti, perché in fondo, ecco, ti risulta che esista questo, oppure secondo te il lobbismo che potrebbe essere fatto non viene fatto? Allora, il lobbismo non viene fatto, e secondo me non per una ragione strategica, ma non viene fatto, allora la dico così. Dal mio punto di vista, non ho in me il concetto di mostua vita mea proprio come concetto, certo. Quindi, anzi, troverei annichilente il fatto di non avere anche un tiro della concorrenza, certo. Perché una sana concorrenza è anche quella che permette... Il tuo padre ti ha dato dei buoni principi. Insomma, lì sono cresciuto. Io vedo, cioè, nell'alter ego, nel concorrente, un elemento tutti i giorni per tirarsi su dal letto e dire come faccio meglio. Certo. Quando questo viene a mancare, e questo lo vediamo in tutto, cioè nei monopoli, cioè è chiaro che va a discapito, come dire, di qualsiasi indice qualitativo. Noi avremo assolutamente bisogno di lobby, ma noi avremo bisogno soprattutto, noi, secondo me, l'Italia, cioè sì. Prendiamo il momento storico in cui siamo, prendiamo cosa è avvenuto negli ultimi due anni. La parte impiantistica e tecnologica è, dal mio punto di vista, l'elemento abilitante per definizione, cioè per avere accesso a esigenze. No. Non è neanche preso in considerazione. Uh-huh. Questo perché? Perché noi manchiamo di lobby.
Il tema però è aprire un'interlocuzione diretta e fattiva con il legislatore nel concertare insieme un certo tipo di idee. E questo non è competitività di singolo. No. Questo è orientamento dei mercati. Certo, certo. Cioè, ma sano orientamento dei mercati, di cosa è utile, di che cosa porta un'evoluzione, di che cosa risponde a esigenze nazionali e globali. Perché pensiamo ad aver... entro nella sfera delle opinioni, ma abbiamo speso 1,5 miliardi all'inizio di questa vicenda per adeguare le scuole di banchi con le rotelle. Non c'è uno che ha preso in considerazione il trattamento aria, dove al di là del Covid io ho un bambino di 7 anni che mi ha portato a casa delle belve feroci che neanche conoscevo, al di là del Covid, no? Certo. Perché è tipico. Forse ragionare in un'ottica sanitaria, di comfort, di care, visto in quest'ottica, forse sarebbe più. È chiaro che però serve un supporto a questo, no? E servono delle interlocuzioni. Quindi il mio massimo auspicio non è tanto in un concetto di lobby, come dire, fammi l'incentivo, fammi, perché poi vediamo che in Italia certe cose che dovrebbero fungere da volano, alla fine finché ci sono si tira e poi non si tira più, ma in cose necessarie. E se prendiamo il PNRR, dà delle chiarissime indicazioni e noi non siamo un interlocutore. Noi, attenzione, intendo il mondo, allora, ANIE ha certamente una lobby come Confindustria con un certo peso, ma comunque siamo abbastanza lontani da questo. Perché mi pare che voi vi perdiate in piccole, grandi, magari anche giuste beghe di cortile, guardiate il dito invece che la luna, voi distributori. Quando... abbiamo tante aree di miglioramento. Sì, così, certamente. Quando si è parlato della... ti ricordi, io ti ho chiamato, ti ho chiamato WhatsApp e ti ho chiesto, sarai il nuovo vicepresidente? Tu mi hai chiesto, tu mi hai risposto, già fatto. Perché io te l'ho chiesto? Perché siccome tu hai avuto tanto padre, e so che tanto padre aveva la sua pallina, ti ricordi, gialla, che a un certo punto mostrava, e questo è fare lobby, secondo me. Beh, allora, lì l'obiettivo era, prima ancora della lobby, mettere in fila e con chiarezza quello che devono essere dei ruoli all'interno della filiera, perché noi purtroppo viviamo una filiera dove da un punto di vista di ruoli è la più commissionata che ci sia, cioè, dico una banalità, io quando racconto a qualcuno che di un altro settore il fatto che il produttore tipicamente va a dare un prezzo inferiore al mio a valle e poi o mi ridono in faccia o mi guardano come la mucca che guarda il treno, no? Perché è una roba che concettualmente non sta in piedi, non sta né in cielo né in terra, no? La finalità in primis era partire da lì, chi fa che cosa? No? Anche per massimizzare gli sforzi, perché siamo tutti concentrati in 100.000 su alcuni aspetti e altri non li fa nessuno. Adesso, sì, sì, sì. Cioè, questo diventa poi preludio per poter fare sana lobby in un certo modo, perché finché c'è commistione e ci sono interessi apparentemente divergenti, tu tiri da una parte e uno tira dall'altra e diventa complicato. Certo, sicuramente. Sì. Tuo padre fece molto per, diciamo, compattare l'ambiente. Vedo che adesso anche soltanto per l'elezione di un vicepresidente ci si spacca in due, perché uno gli sta sulle palle l'altro, insomma, non è un bel segnale questo. Allora, sicuramente a qualsiasi livello e in qualsiasi contesto di federativo gli individualismi sono il male, questo senza entrare nel merito, cioè, sì. Indipendentemente da dove stiano gli individualismi. Cioè, l'ambiente politico che è il più spaccato che abbiamo in Italia per eleggere il presidente ha cercato di mettersi d'accordo tutti quanti, poi Mattarella era il minimo comune, il migliore, voglio dire, se ci sono usciti loro. Allora, adesso non lungi da me sparare contro nessuno, guardiamo quanto ci ha messo Agnelli a eleggere il nuovo presidente. Certo, certo, assolutamente. Quindi, non ci sono comunque delle complessità o degli aspetti che, però, ripeto, qui il tema è difficilissimo, questo a tutti i livelli e per tutti. Quando si, dal mio punto di vista, quando si sta all'interno di un ente, uno dovrebbe mettersi il cappello e il cervello dell'ente. È difficile, perché poi alla fine tutti siamo comunque condizionati da mille cose. E questo fa sì che poi dal mio punto di vista, la forma tecnica con cui è stato gestito è la forma più democratica che esista, perché abbiamo fatto esprimere. Certo. Quindi su quello io sono assolutamente d'accordo. Poi ciò che sta a monte sta nella natura umana. Che però per ogni cosa ci sia la spaccatura in due, diciamo che non porta certo
ha dei benefici. Ma no, ogni cosa no, non è vero che per ogni cosa. Poi ci sono alcuni aspetti dove tra quanto pesa l'aspetto formale, quanto pesa l'aspetto sostanziale, quanto pesa per i singoli l'uno o l'altro, allora possono esserci posizioni diverse. Però, ripeto, questo fa parte un po'... Cioè, dalla bocciofila al G20 ti sarebbe piaciuto altro, credo che siano dinamiche molto umane. Certo. E tu a questo punto ti sei rifugiato, hai detto di no alla proposta, alla domanda di Emmanuel di, no, di fare il vicepresidente, ma anche perché non era proprio quello più titolato Emmanuel. No questa proposta. Avessi questo potere ne potremmo discutere, però sei diventato un consigliere di Metel e ti sei andato a incasellare in una, invece in una vicenda concreta, insomma, Metel le fa le cose, insomma, non è... Beh, anche la federazione fa le cose, adesso contro ogni pronostico abbiamo tirato fuori anche strumenti e cose dove tutti ci hanno giocato contro, ci hanno scommesso contro, eppure lo abbiamo fatto e ne stiamo facendo delle altre. Beh, Metel io lo ritengo un po' l'ente neutro per definizione. È il florilegio, è una meraviglia. E da lì io vedo grandi opportunità di sviluppo del sistema. Certo. E laddove io non sono certamente un tecnico nella maniera più assoluta, ma se posso in questo senso dare il mio contributo, sono estremamente felice. Ho capito. Che succederà quest'anno? Come finirà? Darmi meglio la domanda, perché da quale punto di vista? Per il mercato elettrico. Come andrà il mercato? Bella domanda. A bocce ferme ti dico, finirà per come sta andando. Ci sono delle variabili, quanto accadrà in Est Europa, o meglio, il fatto se rimarrà o meno in Est Europa sarà una variabile fondamentale. Certo. Credo che se da qui a un mese o due ci rifacciamo questa domanda potremmo darci delle risposte diverse, auspicando di confermare una risposta di bocce ferme. E auspicando di vederci ancora, insomma, a questo punto. Però ecco, per la prima volta dopo 80 anni, adesso siamo in un regime di un rischio che non abbiamo, che nessuno di noi conosce, perché poi anche qui io faccio molto fatica proprio concettualmente a concepire quello che sta avvenendo, cioè non, sì, a tutti i livelli. È quasi incredibile. Ma al di là di incredibile o meno, perché è credibile, la storia è ricca, come dire, di queste cose, ma lo trovo folle e anacronistico da tutti i punti di vista. Cioè, non capisco, perché poi alla fine è un po' come quando ci sono le crisi, che c'è sempre qualcuno che guadagna, no? Però non capisco alla fine nel medio, al di là di tante speculazioni, complottismi o cose, fesserie che si leggono, si sentono, si dicono, poi ecco io... Sono sempre meno per la libertà di espressione a chiunque, perché credo che uno dei danni assoluti, a partire dai media, cioè leggiamo tutti i giorni delle cose, sono terrorismo puro. Cioè, non, però siamo sicuramente in una situazione che per le generazioni oggi, come dire, sulla Terra non ha precedenti. Spero che si trovi, anche se faccio fatica anche qui a capire come potrebbe essere, ma che si trovi la definizione la più sana, costruttiva per tutti. Solo per una domanda, la prima volta che sei entrato in Metel col tuo nuovo ruolo hai proposto qualcosa? Beh, allora, la prima volta, se vuoi ti racconto qui per ridere, la cooptazione è avvenuta il venerdì, c'era il primo consiglio di Metel il lunedì mattina con l'approvazione del bilancio e questo abbiamo fatto, quindi io sono stato ad ascoltare, quindi certo. Vedremo nelle prossime puntate, perché adesso anche con Giorgio sto cercando di farmi un po' una cultura approfondita, anche perché io da associato conoscevo Metel fino a un certo punto, come dire, quindi adesso sto cercando di farmi una cultura nel merito, ma lì, a parte che Metel è estremamente attivo e vulcanico anche nell'indirizzo di tutta una serie di progetti, di cose già pianificati, però secondo me sarà una bellissima avventura. Molto bene, in bocca al lupo. Viva il lupo.